il dialogo tra Aldo Colonnello e Giancarlo Paoletto ha dato il via alle lezioni dell'Università della Terza Età 2011-2012. All'informale cerimonia, che si è tenuta nella sede della Casa dello Studente di Pordenone, erano presenti fra gli altri il vescovo Monsignor Giuseppe Pellegrini, amministratori pubblici, comunali e provinciali, e il presidente dell'UTE, Abele Casetta. I 30 anni di presenza sul territorio provinciale hanno fatto dell'UTE di Pordenone un albero ormai molto consolidato e pieno di rami. Questa università è stata la prima nel Friuli occidentale e grazie alle collaborazioni con l'Istituto regionale studi europei e le istituzioni locali ha fatto un salto di qualità, richiamando alla frequenza di certi corsi anche molti giovani studenti e professionisti. Il sindaco di Pordenone, Claudio Pedrotti. Sono 30 anni che l'Università della Terza Età funziona a Pordenone, è stata una delle prime, coinvolge ben 800 persone che praticamente da lunedì fino a maggio del 2012, per 5 giorni alla settimana, saranno qui nella Casa dello Studente a partecipare ai diversi corsi. Il fatto di fare cultura, di stimolare la curiosità, fa sì che le persone a qualsiasi età stiano bene, per cui come amministrazione non solo ne vediamo gli aspetti di cultura e culturali, ma ne percepiamo l'immenso valore per quanto riguarda la politica sociale verso gli anziani, che è una delle cose che più ci sta a cuore e ci preme.